Non c'è nessuno, dai, esci. Meno male, non ce la facevo più, chiuso qui dentro. Con un po' di fortuna io ti rimpiazzo tranquillamente. Ricordati la tosse. Sì. Mi raccomando. Fidati. Sebastian. Ciao, Vicky. Tesoro, volevo augurarti buona fortuna. Perché te ne servirà tanta. Sono molto orgogliosa di te. Sei un grande eroe. Dietro ogni grande eroe c'è una grande eroina, che sarei io. E comunque qui non si tratta di fare un gesto eroico o no. È il minimo che possa fare per il mio migliore amico. Ti auguro lo stesso buona fortuna. Quello era con Juan Alberto, il manager di Thais. Lo conosco. Forza, entriamo, dai. No, aspetta. Sì, che c'è? Ecco, ho un piano. Quale? Dobbiamo andare in paese. No, non c'è tempo per questo. No, ho un piano, ma serve una piccola messa in scena, si fida di me? Va bene, fin qui è andata, perciò mi fido. Bravo, anche io mi fido di me. Andiamo. Sì, cosa vuoi? Buongiorno, paesano, sono Moreira. E a me che importa? Che ti importa? Dovrebbe, perché sto cercando lavoro e so fare di tutto. Sono Nicolás Moreira, per servirti. Cosa ci fa lei qui? Sì, le faccio la stessa domanda. Sto mangiando dei lecca-lecca. Il signor Parker dov'è? Sentite, tutto ha una spiegazione, ragazzi. Dove sono i sorveglianti? Per favore, vi prego di assecondarmi, perché Parker è fuggito per cercare Chama. Chama, Thais. Chama. Con chi parli, Moreira? Come? Ecco, con le mucche. Mi sono sempre state simpatiche e ci danno il latte, il dolce latte. Falla finita. Smettila di raccogliere legna e va a mungere le mucche. Mungere le mucche? Come sei entrata? Mi conoscono, mi fanno passare, ma se vuoi vado. No. Tanto tu non c'entri niente. La cosa non ti riguarda. Peccato, perché vorrei che riguardasse me e nessun'altra. E poi ho una proposta molto, molto più seria. Considerala come un addio al celibato. O mi vorresti dire di no? Immagino che il mate lo bevi amaro, come i veri gauci. No, io preferisco il latte. Fresco. Come? Scherzo, ora non mi va. Grazie, è lo stesso. Va bene, sbrigati che hai molto da fare, eh? Sì, non si preoccupi, ora d'accordo. Vengo. Ho quasi finito. Bene. Presto, ora può uscire. Perfetto, ora vado a cercare Chama. Sì, buona fortuna, capo. Oh. Signor ambasciatore, il signor cancelliere sta salendo. Non ho bisogno di essere annunciato, signorina. Non si sa mai. Arriva il cancelliere. Certo che Tomas è incorreggibile. Lei ha cambiato pettinatura? Assolutamente no. Ragazzi, Chama, ragazzi. Papà, sei tu? Ah, siete qui? Siamo qui. State tranquilli, ora vi faccio uscire, non preoccupatevi. Forza, prendi su, datti da fare, muovi un po' con le gambe e balla. Forza. Andrà tutto bene, tranquilli. Non è meglio sfidarci a bere mate o a qualche altra cosa, che ne so. Eh no, ragazzo, tu mi hai sfidato. No, non è vero. Dai, forza, muovi le gambe, avanti, fammi vedere. Ale! Sì, ora ci divertiamo. Metticela tutta, capo mio. Mentre io intrattengo il mio amico, fa uscire i piccioncini dal loro nido. No, non posso neanche vederti domani, Sofia, perché sono molto occupato. Sì. Va bene, ok, un bacio. Ciao. Che succede fra te e Sofia? Che succede? Dimmelo. Non può entrare nel suo bagno. Lasciatelo passare. Sebastian, che cosa fai lì dentro? Il signore qui presente ha finto di essere il signor Parker affinché non scoprissimo che si era dato alla fuga verso mete sconosciute. E tutti loro sono complici del misfatto. Chama! Mi dai una mano? E quello lì chi è? Che? Aspetta! Che tornate qua! Corre, capo! Ti credevi tanto in gamba, eh? E adesso vedrai che cosa ti aspetta. Vieni con me. Andiamo, forza!